Allora, buongiorno Gianluca e bentrovato. Questa volta sono io che sono venuta in Salento anche con l'intento di vedere i progressi della vostra azienda agricola e della vostra attività, che da quando ci siamo conosciuti durante un corso che tenevo a Ruffano nel 2013, mi sembra. 2013, 2014, sì. 14, sì. Sono passati diversi anni e visto la vostra azienda agricola fiorire, la vostra attività crescere. E niente, proprio pochi giorni fa ho avuto la notizia che invece il governo sta cercando di fermare un pochino tutto quello che avete fatto. Quindi la prima domanda che ti vorrei fare è come ti è venuta l'idea di coltivare canapa e quando è iniziato questo sogno, ecco. Ciao a tutti, innanzitutto ciao Isa. Niente, io ho cominciato a produrre canapa, era il 2014, ho cominciato già un anno prima, veramente, nel 2013, con più che altro informazione, aprendo la pagina poi che è quella che è diventata la nostra pagina ufficiale su Facebook. L'anno successivo abbiamo subito cominciato a coltivare canapa con le motivazioni che sono le più varie, ma fondamentalmente perché è una pianta che incubiamo veramente, si possono fare miliardi di cose. Tra l'altro eravamo i primi produttori al mondo a livello qualitativo e i secondi a livello quantitativo al mondo, quindi abbiamo già questo primato, la terra vocata alla canapa se vogliamo, e quindi si dovrebbe riprendere tutto quel filone lasciato un po' così a morire negli anni scorsi, insomma. Quindi realizzi un po' il tuo sogno, inizi questa coltivazione. Quando ti ho conosciuto eri molto entusiasta, stavi studiando come estrarre l'olio, no? Dalla cannabis. E stiamo parlando comunque di cannabis che non ha proprietà, diciamo, delle droghe che conosciamo normalmente come cannabis, ma una cannabis che è light, no? Leggera. E che può essere utilizzata più che altro un pochino come si utilizza la camomilla, no? Certo, Correggimi se sbaglio. diciamo che vabbè, con la canapa si possono fare appunto come dicevo prima tantissime cose, basta che la legge italiana prevede che deve essere un tenore di THC, non deve superare lo 0,2% di THC, con una tolleranza in campo dello 0,6%, quindi l'agricoltore tutto questo è tutelato, oppure nel caso sforasse questo limite non vi è mai responsabilità penale per l'agricoltore. Dimostrando che ha acquistato il seme certificato dalla lista dei semi certificati a livello europeo, seguendo appunto delle piccole regole, insomma, previste dalla legge, sei tutelato su questo. Con la canapa abbiamo visto che si possono fare dalle corde, le magliette, ma anche nell'abitilizia si utilizza il canapulo per farci i mattoni, si utilizza la bioplastica di canapa. Farci appunto la bioplastica, insomma la cellulosa per farci la carta, il seme dal quale si ricava poi la farina e l'olio per fare dei prodotti più disparati, prodotti da forno, pasta, Molto nutrienti, molto no? nutrienti, molto nutrienti, e l'olio è ricchissimo di omega 3 e omega 6, nel rapporto ottimale. Quindi diciamo noi eravamo partiti con tutti questi prodotti. Già sin dall'inizio, insomma, no? Eravamo partiti a produrre infiorescenza anche, dato che non era vietato dalla legge, producevamo infiorescenza nel tenore di THC che non superava lo 0,2%. Queste infiorescenze come si possono utilizzare? Queste infiorescenze si possono utilizzare, vabbè, sia come biomassa, dalla quale biomassa poi si possono estrarre i principi attivi, uno dei principali nel caso della canapa è il CBD, il cannabidiolo, che è un mio rilassante naturale. Sicuramente si può utilizzare per aromatizzare le pietanze o come per aromatizzare la birra, per esempio, no? O per farci dei cocktail, le tisane, che hanno sempre un effetto rilassante. L'ultimo utilizzo che abbiamo visto negli ultimi 2 anni soprattutto è legato all'utilizzo come cannabis light, no? Infatti l'abbiamo visto anche in alcuni punti vendita, in alcuni tabacchini, in alcuni brew shop, insomma. E anche questo utilizzo, anche perché visto che non ha questa efficacia psicotropa, quindi Cioè, questo non effetto crea psicotropo, sballo, non non ha crea sballo nessuna delle assolutamente. proprietà che ha la marijuana che tutti conosciamo. Assolutamente. Quindi diciamo che, come prima ti citavo la camomilla, che è un mio rilassante, più o meno l'effetto della cannabis, che coltivate voi è questo, no? Che ha sul Certo, corpo. quasi puoi dire come la camomilla perché comunque è rilassante, sì, però
non ha questo principio attivo che appunto sballa, che è ricreativo. Non siamo contro nemmeno a quello, diciamo, però se parliamo in questo caso di canapa di tipo agroindustriale, e qui non c'è il principio psicotropo, perché il THC è completamente quasi nullo, insomma, parliamo di uno 0,2%, quando la media appunto della marijuana che compri per strada comunque si gira intorno al 15%, 20%, 25%, quindi parliamo di percentuali proprio infinitesimali, no? Perché allora questo accanimento del governo contro questa pianta e contro poi la vostra impresa, contro la vostra attività, che non è soltanto la tua, ma è quella di migliaia di persone in Italia che hanno investito in un'attività che pensavano fosse non solo remunerativa, ma che gli permettesse anche di sfruttare probabilmente il loro terreno agricolo in un modo tra l'altro tradizionale, no? Perché anche tu prima mi dicevi che l'Italia era il primo coltivatore di canapa al mondo. Certo, sì, sicuramente, perché nel frattempo c'è stato un vero e proprio boom della canapa, no? Quindi moltissime persone sono cimentate, hanno investito in questo settore, tra l'altro che non è fatto solo di infiorescenza o di cannabis light, ma come dicevo prima è fatto da una miriade di prodotti che vanno dalla farina, con delle proprietà nutrizionali incredibili, alla bioplastica, alla carta, al fusto, perché si può fare il mattone per la bioedilizia, i tessuti. Cioè, veramente tante cose oltre all'infiorescenza. Quindi, diciamo, riteniamo noi che è stata fatta una pubblicità negativa nei confronti di un intero settore e di tutti gli operatori del settore. Noi dal 2013, che nel frattempo abbiamo costruito anche un piccolo laboratorietto che serve per i nostri lavori di pulizia, insomma, di drimatura, di lavorazione, insomma, della pianta, di prima lavorazione, no? Di essiccazione anche, abbiamo investito soldi anche abbiamo fatto gli investimenti legati alla comunicazione, abbiamo aperto l'e-commerce, quindi si è creato un indotto dietro, non solo a noi, ma a tutti quelli che lavorano dietro alla canapa, che possono essere dal grafico che fa le etichette, al rappresentante, all'agente di commercio, a chi si occupa di trasformazione, a chi fa la produzione, su tutti i livelli, insomma, si è creato un bell'indotto non indifferente che vale quasi un punto percentuale di PIL. E dato che, tra l'altro, come dicevamo prima, l'Italia era avvocata già da anni a questo settore, quindi non capiamo il motivo per cui si accaniscono in questo modo contro quello che poteva essere il volano dell'economia italiana di rinascita, di quello che invece è uno stato completamente in crisi, allo sbando, in cui l'occupazione è a zero, l'occupazione giovanile soprattutto ai minimi storici, soprattutto nel sud Italia. E noi stiamo facendo di questo una battaglia anche per questi motivi, quindi una battaglia anche culturale, se vogliamo, no? Avevamo in qualche modo creato da soli i nostri posti di lavoro. Sei molto arrabbiato, no, con la stampa. Come mai? Sì, perché tendono molto spesso a generalizzare e addirittura a interpretare a modo loro quella che, per esempio, la sentenza della Cassazione, l'ultima, che diceva che è reato vendere i derivati della cannabis sativa, virgola. Continuava dicendo un salvo che i prodotti non rientrino, non superino i limiti di legge, insomma, questa efficacia drogante che la sentenza di Cassazione ha detto, no? Che bisogna capire adesso qual è questa soglia drogante, questa efficacia drogante che per la letteratura scientifica e la forense comunque si identifica nel 0,5% di THC e anche sul peso che equivale a 5 mg di THC nella bustina, insomma, no? Quindi i giornalisti, diciamo, tendono un po' a generalizzare dicendo, appunto, parlando di cannabis sativa L, non specificando che qui stiamo parlando nel caso specifico delle infiorescenze e non anche degli altri derivati, contribuendo ad amplificare questa confusione creata ad arte, a volte mi viene da pensare, perché comunque sia. Riteniamo che molto spesso anche i clienti nostri che fino adesso vendevano semplicemente farina, prodotti derivanti dalla farina, quindi prodotti da forno o pasta, si chiedono ora ma se possono continuare a vendere tranquillamente senza avere nessuna conseguenza legale, insomma, nel continuare a vendere quel tipo di prodotto. E quindi automaticamente riteniamo che ci sia stata fatta una pubblicità negativa, a parte che comunque di immagine reputazionale, perché comunque identificano adesso qualsiasi prodotto derivante dalla canapa La droga. con efficacia drogante, quando così non lo è, appunto, no? E Gianluca, io viaggiando per il Salento per venire fino a qui,
mi sono trovata di fronte a un panorama desolante, cioè gli alberi di ulivo che solo 2 o 3 anni fa, l'ultima volta che sono venuta, erano ancora verdi, con qualche macchiolina di secco a causa della xylella. Adesso in gran parte sono secchi, sono capitozzati, sono distrutti, quindi insieme ai grandi ulivi che stanno morendo se ne va una grande fetta della vostra, una parte importantissima della vostra identità, della vostra cultura, ma anche un mezzo di sussistenza e di sfruttamento e utilizzo del vostro territorio è importantissimo. E la cosa che mi fa specie è il fatto che in un momento del genere vi si cerchi di togliere anche ciò che i giovani e chi ha voluto investire nella canapa ha la possibilità di fare per valorizzare nuovamente un territorio che sta perdendo la sua vocazione iniziale, che è quella di produzione dell'olio. Mi sembra che si aggiunga un ulteriore peso a un luogo così martoriato come il Salento in questi ultimi anni, no? Perché anche l'infezione della xylella è una cosa recente. Come vivete questa situazione? Nel senso, vi sentite abbandonati? Non si sa praticamente nulla di quello che succede qui, se venendo dal nord Italia. Non pensavo assolutamente che la situazione fosse così grave e io vedo proprio questo accanimento contro la canapa come un'ulteriore beffa, no? Ai vostri danni. La rabbia fondamentalmente è proprio questo, no? Che già siamo in una situazione di ampissima crisi economica, sociale, insomma, su tutti i fronti e settori, insomma, no? Vedere anche il nostro paesaggio così desolante, insomma, quasi desertico ormai, si intravede il sole anche tra le foglie degli ulivi, quindi proprio si percepisce il disseccamento, insomma, tutto quello che c'è dietro. In questa situazione molti giovani che magari decidono di rimanere, di non andare via, perché moltissime, il vero dramma, in particolare del Sud Italia, è proprio questo, che nessuno ne parla, ma in realtà si sta spopolando giorno per giorno senza che ce ne rendiamo conto, insomma, perché si va a cercare lavoro altrove e il lavoro non si trova qua per niente. Quindi chi ha deciso come me di restare, tra l'altro io mi sono formato, mi sono laureato in materie comunque economiche, e ho deciso poi di ritornare qui a stare nella mia terra per cercare di investire, di sfruttare quelle che sono le nostre risorse fondamentalmente, no? Perché non ritengo che è ingiusto che vengano altri a sfruttarle, perché vengono da altri stati europei, perché forse hanno capito pure la terra, e il microclima che c'è in Italia, è un microclima fantastico che permette appunto tutto questo tipo di coltivazione. Noi che invece ce l'abbiamo tra l'altro proprio sotto mano, insomma, non riusciamo a fare squadra. Infatti in pochi anni avevamo fatto già passi da gigante, andando a quasi a pareggiare quelli che erano gli altri stati europei, che invece con la canapa ci hanno a che fare da anni senza aver subito nessun tipo di stop in questi anni, no? Quindi c'è soltanto, invece nemmeno in questo caso, quindi ci vediamo sempre. Neanche in questo caso prima gli italiani, non si capisce bene perché, visto che lo slogan del momento è questo, i giovani Bravissima. italiani che vogliono fare gli imprenditori, invece di essere aiutati, vengono Supportati. continuamente penalizzati, riempiti di tasse e in questo caso in un Tacciati anche settore di essere dei spacciatori degli criminali, dei drogati. drogati, cioè in senso siamo veramente alle comiche, quindi Sì, non ci stiamo più. questa è ignoranza, Auspico poterla anche lavorare. nell'unione tra gli operatori del settore, che magari forse è anche quello che manca un po', perché unendosi insieme in gruppo si può fare molto anche contro quello che sono gli organi di stampa, insomma, no? Perché se ci mettessimo insieme tutti, lanciassimo una class action in cui lamentiamo appunto questo, e cominciano pure magari a farsi anche dei conticini, perché se gli tocchi il portafoglio anche i giornali magari incominciano la prossima volta, stanno pure più attenti a dare delle informazioni sbagliate, no? Perché la pubblicità negativa che è stata fatta in questi giorni è veramente allarmante, è preoccupante, vuol dire diciamo, organi di stampa che non vogliono bene ai propri cittadini, che cercano di andare avanti, no? Perché a volte non bisogna soltanto leggere un comunicato ANSA, bisogna anche essere umani in questo mondo, e vediamo che invece non
non c'è questa sensibilità da parte di nessuno, né dalle istituzioni né dagli organi di Sì, stampa. si fa il titolo per attirare lettori. Magari sta facendo il danno alla moglie o al Pensavo, ci vicino. tenevo con questa intervista a far vedere che ci sono delle persone in carne ed ossa che hanno investito, che hanno anche ereditato dalla propria famiglia e che ci tengono a valorizzare l'Italia e la cultura anche italiana. Quindi invece di affossare tutto quanto, si spererebbe un pochino più di collaborazione sia da parte del governo che da parte degli organi di stampa. Poi questa è una goccia nel mare, non so chi ci ascolterà e chi avrà voglia di ascoltare per intero questa intervista, ma insomma Gianluca c'è, tutta la sua famiglia lavora nel campo della canapa e come lui tantissime anche dal punto di vista dei prodotti salutistici, perché la canapa è molto nutriente. E dovrebbe far piacere a tutti poter avere in commercio prodotti a base di semi, di canapa, l'olio di canapa. E niente, speriamo di avere presto buone notizie e che la tua attività possa proseguire e prosperare per tanti anni ancora. Grazie Grazie mille. a te.